Un tono di alcune decine di chili trasportato su un carrello senza alcuna protezione tra i passanti e poi scaraventato all'interno di un ascensore. Una scena del tutto incredibile alla quale hanno assistito alcuni cittadini che hanno deciso di immortalare il tutto. Guarda come lo stanno portando, chiedo punto di mangiarlo, stanno strusciando a tutti e quattro. Non è sbagliato, non è attesa, però guarda, struscia in terra, guarda. È successo ad Arezzo, in pieno centro storico, in via Madonna del Prato, alcuni giorni fa. Il video, che ha fatto il giro del web, è stato inviato anche all'ASLA. Il locale, un ristorante giapponese, è stato così temporaneamente chiuso per motivi igienici. Nelle immagini si vedono quattro persone trascinare il grosso tonno sul pavimento, poi in ascensore proprio come fosse un pacco per portarlo infine in cucina. Il blitz dell'ASL è scattato a seguito della segnalazione sul posto tecnici della sicurezza alimentare per accertamenti ed ispezioni che hanno portato poi alla chiusura temporanea del ristorante. L'attività è stata infatti trovata carente per quanto riguarda le normative che disciplinano gli standard di sicurezza e igiene all'interno degli esercizi di somministrazione alimentare. Per il locale inoltre è scattata la massima sanzione amministrativa. A giorni ci sarà un nuovo controllo dell'ASL per verificare se il locale, che nel frattempo ha già riaperto i battenti, adesso è in regola con tutte le norme.